Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 35 minuti in questo istante, mercoledì 13 gennaio in diretta con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News, grazie a tutti di essere collegati con noi. Iniziamo subito collegandoci facciamo velocemente, vediamo Arianna, quant'è il dato di Arianna oggi? Chiedo alla regia di dirmi quant'è il dato. 30 il dato del PM2.5, lo vedete in diretta, poi venerdì parleremo meglio di Arianna, di Wise Air, dell'inquinamento a Milano, lo vedete 30, beh, è ancora arancione, però siamo leggermente sopra la soglia di attenzione dei 25 nanogrammi per metro cubo. Andiamo però avanti perché la puntata oggi è piena di ospiti, perché ritornano a trovarci e sono ben contento perché poi oggi è una giornata importante, perché finalmente online anche il loro sito. Sto parlando di Albi Oxa e Lisa Caradia, che sto vedendo, eccoli, sono quasi pronti per collegarsi, ci sono anch'io, eccomi qua, buongiorno, ecco, dove sono finiti, eccoli. Buongiorno a Albi Oxa e Lisa Caradia, eccoli qua, buongiorno, apriamoli pure. Buongiorno Albi, buongiorno Lisa, adesso vi sento anche, fra poco, ci siete? Ci senti? Eccomi qua, sì, mi sento. Ecco. Facciamo come chiaro, i grandi cantautori, prova. Mi sento forte e chiaro, grazie mille a Filippo Regia che vi sta collegando con me. Allora, buon anno, ben ritornati, dicevo oggi giorno importante perché è il giorno del lancio del vostro sito internet. Immagino che avete già stappato, festeggiato, cosa avete fatto su Zoom, un party su sì, Zoom. Cioè, ubriacarsi in solitaria non ha lo stesso gusto che in gruppo, ma ok. Ma sapevano dove siete originari tutti voi? Non so se non avete problemi. Il Friuli, infatti. Caro. Ma io invece rispondo dicendo che stiamo aspettando di poterci tutti recare presso gli studi di Milano News. Quella sarà la vera celebrazione. Arriviamo in massa con i nostri prosecchi. Va bene, allora facciamo festa, che qua di spazio ce n'è. Allora, oltre appunto ad aver lanciato finalmente il sito internet, bellissimo, chiarissimo, è di una semplicità che era difficile farlo così semplice, però. So che davvero complimenti, perché l'avete dato pulito, semplice, dove si capisce tutto, che non è scontato per i tempi che corriamo. Però avete anche continuato in realtà a lanciare le vostre varie iniziative, tra cui avete fatto una sorta di motivi, diciamo, un welcome kit, ho visto che sul sito internet c'è anche il welcome kit, ho visto, molto interessante. Ma insomma, avete risposto, diciamo, anche un po' alle domande che in questi mesi chi voleva venire a Milano si è posto, su quali sono i buoni motivi per venire a vivere a Milano, giusto? Sì, era un po', se posso dire, in controtendenza a quello che succede quando tu comunichi alla famiglia o agli amici che vai a vivere a Milano. Di solito ti elencano i motivi per cui non dovresti fare questa scelta, e invece abbiamo voluto rassicurare e anche incoraggiare in realtà le persone che si sentono di aver voglia di iniziare un nuovo capitolo e di farlo proprio qui a Milano, con la controtendenza, cioè dei buoni motivi per cui invece dovresti proprio proseguire in questa scelta qui. E quindi, ragionandoci insieme, in realtà partendo la nostra esperienza, ce ne sono venuti tantissimi, ma abbiamo cercato di raggrupparli in cinque pillar, allora cinque vediamo, colonne. Allora, vediamo che... questi cinque motivi per scegliere Milano. Vai Albi, apri pure. Benissimo. Allora sì, questa è la parte più bella, che a me piace molto, perché io sono chiaramente di parte, super innamorato di Milano. Allora, noi abbiamo pensato di individuare questi cinque principali. Il primo è chiaramente l'offerta di servizi e di intrattenimento. Questo cosa significa? Significa che, per chi non lo sa, Milano è culla veramente di società innovative che prendono anche il nome di startup, che si impegnano quindi a offrire costantemente e a inventare nuovi servizi per rendere la vita migliore. Quindi la città poi diventa anche a portata di app, questo facilita il viverci. Inoltre la città è anche ospita eventi nazionali e internazionali, insomma, questo quindi diventando anche poi attraente anche agli occhi dall'estero, portando persone nuove, quindi c'è da lavorare e c'è da divertirsi per tutti i gusti, per tutti quanti. Okay. Poi il punto numero 2, non so se siete già in proiezione, sì, io non qua. Lo vedo. L'unica città italiana con l'identità cosmopolita.
Esatto, cosmopolita. Su questo direi che ci siamo, no? Anche chi non c'è mai stato o magari c'è stato per poco, non ha avuto modo, si sarà reso conto subito uscito dall'arco destro di Stazione Centrale che insomma, no? Ci troviamo in una metropoli. In realtà questo punto l'ho voluto specificare perché mi faccio riferimento proprio alla popolazione che ci risiede, quindi parliamo di 2 milioni, a me piace dire quasi 3, solo di Milano, di cui il 20% sale quasi a 300.000, sono stranieri, quindi i registrati, quelli con residenza, che provengono da tutto il mondo. E questo è davvero, come dire, è la base che poi rende e costituisce Milano una metropoli, intanto, e multiculturale, quindi aperta al prossimo e si differenzia tantissimo dalle grandi città, diciamo, italiane, no? Quindi ha veramente un'area europea e metropolitana. Okay. Un altro buon punto, considera, è che la città, e questo ci ho tenuto io anche ad aggiungerlo perché l'ho sentito e lo vedo tutti i giorni, sì, ti insegna a gestire la complessità. Questo vuol dire che Milano, al di là del lavoro che vieni a svolgere, al di là degli studi che vieni a fare, al di là degli amici con cui vieni a passare del tempo, ti insegna anche mentre non credi che stai imparando. Quindi mentre cammini per la strada, mentre ti interfacci con tante persone diverse, ti relazioni, assorbi, respiri proprio quest'area qui, quello che succede è che tu impari a gestire tante diversità. Parlo di diversità di persone perché hai tanti interlocutori diversi, di nazionalità diverse, background diversi, complessità anche di mezzi, complessità di gestione proprio di come faccio ad arrivare dal punto A al punto B. Cioè, non c'è un'altra città, forse Roma condivide per esempio come metropoli questa caratteristica, no? Cioè è un assaggio di Europa e di mondo all'interno dell'Italia, che è una realtà, alla fine l'Italia è una nazione piccola come chilometri quadrati, no? Rispetto a tante altre, però è proprio uno spaccato di complessità, è uno spaccato di mondo, per cui tu fai competenza senza rendertene conto. E te ne accorgi quando torni nella tua terra natia, per esempio, quando te ne vai da Milano ti rendi conto che sai di mondo proprio, che hai imparato ad avere a che fare con tante diversità. Quindi la città è difficile, è complessa, ma Milano ti insegna a gestire queste complessità. Assolutamente, sì. Assolutamente. Sì, lo impari anche se non vuoi. Perfetto, quarto motivo? Quarto motivo, abbiamo scritto stato mentale e cultura alla sostenibilità, questo è... Diciamo, questo specialmente sarà l'anno in cui questi due punti verranno assolutamente emergeranno. Ci riferiamo, ovviamente è anche una derivazione, come dire, del punto prima, soprattutto in merito all'apertura mentale, quindi ad accogliere il diverso, ad essere abituati a sentir parlare in inglese piuttosto che in russo, piuttosto che in cinese, perché ripetiamo, la popolazione ha davvero diverse provenienze. Ma il punto che mi preoccupa molto è anche l'educazione appunto alla sostenibilità, che significa davvero si pensa dall'esterno, c'è la percezione che a Milano si tenda a fare delle scelte sostenibili solo per moda, no? Per trend, quindi vado a mangiare sushi perché è di tendenza, prendo il monopattino perché è di tendenza, in realtà non è così, cioè tutte queste cose accadono perché si trasformano poi in esigenze quando vivi già a Milano e sei, quindi hai questa esigenza, ad esempio se tu prendi il monopattino è perché magari costa poco, perché trovi parcheggio, perché è più veloce per raggiungere la tua destinazione, se tu vai a mangiare a un ristorante, non lo so, finlandese, è perché magari il collega stesso finlandese te l'ha suggerito, quindi è tutta una, diventa tutta una contaminazione consapevole, ecco. E questo chiaramente fa del bene alla persona. Last but not least, il quinto punto, poi scusa Albi se sto un attimo accelerando, ma oggi siamo un po' di corsa e mi spiace. Sì, dovervi... sì, il quinto punto che l'abbiamo voluto appositamente mettere per ultimo perché si pensa che sia il primo, ovvero le opportunità lavorative, cioè a Milano si viene... per i quattro motivi che vi ho precedentemente elencato e poi anche chiaramente per la presenza di opportunità professionali. Il mercato del lavoro è molto liquido e diversificato, quindi include l'offerta è molto ampia, include molti segmenti e quindi basta prendere un po' di coraggio e contattare Milano Integra e ecco. Milano allora, sarà finalmente più facile. Possiamo anche dire dove contattarvi senza problemi. Avete un sito internet? Diteci dov'è. Sì, allora, per contattarci potete andare sul sito ufficiale www.milanointegra.org,
Diversamente sul sito trovate poi in realtà anche i contatti, quindi un numero telefonico a disposizione per eventuali, insomma, casi di emergenza. Diversamente i nostri canali social e ultima ma non ultima Valori App, quindi scaricate Valori App, c'è una live chat, questo vuol dire che potete ricevere assistenza in diretta da qualsiasi Perfetto. Parte dell'Italia dove voi vi troviate. Tutto completamente gratuitamente. Ok, quindi poi sul sito appunto c'è tutto quello che fate. La nostra assistenza è a portata di click. Ho visto appunto ci siete tutta la squadra, ho visto di Milano Inter, tutti voi, quindi poi in base a quello di cui uno ha bisogno può contattare chi di dovere. Noi comunque, Lisa, Albi, ci vediamo mercoledì prossimo, giusto? Certamente sì, porteremo ogni mercoledì appunto delle tematiche diverse, quindi che servano già, che siano utili per coloro che già ci seguono e per i nuovi che ci scoprono. E dico un'ultima cosa prima di chiudere, che mi sono dimenticato del punto 4, qua basta un anno a Milano per essere dei cittadini migliori. Proprio la voglio chiudere. Perfetto, chiudere. Va bene. Ragazzi, allora io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi oggi. Scusate la fretta, ma poi lo sapete, man mano poi nelle settimane andiamo a regolarizzarci, andiamo a regime, quindi poi ci sentiamo con calma e serenità per sapere davvero fino in profondità e molto approfonditamente e bene quello che fate e cosa i servizi anche che darete poi a tutti questi nuovi milanesi che vogliono venire qui e avere tutte le opportunità che anche noi altri abbiamo. Grazie Fabio. Grazie per questo spazio Fabio e speriamo in un 2021 decisamente migliore per Milano, per l'Italia e per tutti. Dai, noi, vi aspetto qui in studio, vi aspetto presto grazie. Qui in studio, va bene? A presto, ciao, grazie Fabio. Mille a grazie. Lisa Caradia e Albi Ox di Milano Integra, grazie mille, buona giornata. Noi andiamo avanti invece, continuiamo la nostra trasmissione perché è arrivato il momento delle foche, è arrivato il momento delle foche parlanti, quest'oggi è il momento di Alice Bertolasi con la sua incursione poetica. Non una risposta puoi lasciare incompleta. Te ne servono un centinaio per poter dire veramente qualcosa, formulare una domanda sana. Hai accoltellato il tuo umore per costruirti un'ironia. Hai tinto le tue orecchie di blu. Calmissima, porti gli occhiali da vista, meno 5.5 di miopia. Entrambi gli occhi sanno ignorare. Quando fuori piove, né un tergicristallo a lavare, né una luce antiriflesso. Quando fuori piove, i tuoi occhiali si bagnano e tutti gli ombrelli ti volano via. Quando fuori piove, ti dimentichi del traffico e degli incroci pericolosi. E le pozzanghere ridono. Al canto delle sirene ti specchi e tutte le risposte trovano un punto fermo. Capriola in virgola. Salti più in alto. Ben ritrovati, eccoci qua. Grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti. Vedo già il nostro prossimo ospite collegato con noi. Lui è Sergio Meazzi, è un assessore. Il municipio 6, che è uno dei municipi dei 9 municipi di Milano, municipi che quest'anno nel 2021 saranno importanti per Milano All News, ma iniziamo prima a parlare appunto del municipio 6. Buongiorno Sergio, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi, grazie. Grazie mille di essere qua, noi ci siamo visti poco prima di Natale, intorno a Sant'Ambrogio, così per fare un po' il punto prima del Natale, sembrano secoli fa perché ormai qui non si capisce, i tempi quest'anno sono completamente saltati, quindi un anno in pausa ma che sembrano però secoli, che sembrano però solo minuti a volte. Le cose però a Milano vanno velocemente, si sa, sono tante le novità, tra cui ad esempio... Fra un po' ci saranno le elezioni, ad esempio, quindi ormai siete quasi alla fine del vostro mandato e quindi mi piacerebbe capire con te, Sergio, che cosa vuol dire 4 anni di vita di municipio. Beh sì, intanto scadiamo, come tutti i politici dovrebbero fare, nel 2021 si ritorna praticamente alle elezioni. Io lo dico sempre, Fabio, tu lo sai, dipende come svolge il ruolo della politica.
se la svolgi come servizio, così come ho provato a farla io, sono 5 anni, 7 su 7, Natale, Santo Stefano, Pasqua, non esistono feste, non esiste nulla, perché ovviamente sei molto sollecitato dai cittadini. Milano è una città impegnativa, è una città dove i cittadini giustamente sono molto molto esigenti e per cui insomma siamo sempre un pochino sollecitati a risolvere i problemi oppure intervenire per verificare delle situazioni, quindi è un impegno costante di tutti i giorni, è un impegno che non ha sostanzialmente orari ed è anche un impegno che in qualche maniera ti fa trascurare il tuo vero e proprio lavoro, perché come tu sai e come alcuni telespettatori sicuramente sapranno, noi non siamo professionisti della politica, siamo prestati alla politica e lo Sì. facciamo quasi appunto come una missione. Abbiamo solo una piccola indennità, un rimborso spese, chiamiamolo così, ma veramente molto minuscolo, e che ovviamente non ti può consentire di vivere. Per cui fare questo lavoro intensamente con impegno implica il fatto che il tuo lavoro viene un pochino trascurato. Però c'è chi lo fa, quindi vuol dire che qualcosa di bello c'è, no? Giusto, Sergio? Sì, perché, sì, no, ma assolutamente sì, per chi è nato ovviamente, lasciatemi passare il termine, sui marciapiedi del giambellino come me, provare a risolvere delle questioni per i cittadini è un motivo di gioia, di orgoglio, mi piace, insomma, no? Mi rende partecipe di una missione collettiva che il mio municipio e questa città ha con ovviamente i cittadini. Però i cittadini sembra che poi alla fine non sono mai contenti, so che tu risolvi, cerchi di risolvere un problema, ma per uno risolto sembra che ne nascano 100 irrisolti. E invece sono tante le cose che ad esempio nel municipio 6 siete riusciti a fare adesso senza fare troppi gradassi, diciamo, ma cerchiamo di raccontare un po' quello che veramente si riesce a fare se si vuole e cosa può un municipio fare per la cittadinanza. Allora, vabbè, intanto i municipi, come sapete, hanno una limitazione nelle deleghe, non possono fare quello che vogliono, ma in realtà neppure il comune di Milano può fare quello che vuole. Ci sono sempre delle norme, dei regolamenti che tu devi ovviamente tenere in considerazione. Sì, noi abbiamo poi appunto come città e come cittadini, siamo molto, come dicevo prima, molto esigenti, no? Molto spesso i cittadini mi scrivono, mi dicono abbiamo visto un topo. E allora io a volte rifletto e dico: ma pensa, se io questa cosa la dovessi dire al mio amico Giulio che vive in Val di Cece, a Pisa, e gli dico: Giulio, ho visto un topo, lui mi guarda e mi dice: beh, allora è normale, no? Quindi abbiamo un po' una tipologia cittadina legata ovviamente agli elementi della natura, che possono essere gli animali, che possono essere le piante, che possono essere il verde e quant'altro. Quindi a livello di municipio che cosa noi possiamo e facciamo? Intanto a livello culturale abbiamo tutta un'autonomia di gestione della cultura in generale e qui devo dire con orgoglio, lo dico Fabio, tu lo sai, noi siamo stati per 4 anni consecutivi come Municipio 6 finalisti nella tua bellissima Eh sì, rassegna che poi fai tutti gli anni. siete un po' i nostri Leonardo DiCaprio, siete sempre finalisti, poi però non riuscite mai a vincere, quindi Bravo. dobbiamo Non riuscire a... vinciamo mai, ma siamo sempre finalisti. Io Però ho anche insomma, su scritto un 9 motivo arrivare tra per finalisti è già qualcosa. arrivare in finale. Effettivamente è importante, sarebbe importante vincerla. Peraltro, io sono anche milanista e quindi insomma, nella storia le finali le abbiamo quasi sempre vinte. Però in questo caso specifico, scherzi a parte, sono molto contento e vuol dire che ovviamente un po' di cultura all'interno del nostro municipio l'abbiamo macinata per poter arrivare 4 anni consecutivi in finale nella vostra bellissima rassegna. E poi abbiamo tutta la gestione verde. La gestione verde noi l'abbiamo presa in mano, io ho l'assessorato anche al verde. Negli anni precedenti le scorse amministrazioni avevano praticamente dotato le città di aree cani, Sì. spendendo anche un bel po' di soldi per poterle creare, perché fare un'area cana mediamente ha un costo, e sono state lasciate indietro praticamente una cosa che in genere non ci si pensa, che sono i bambini e quindi le aree bambini, le aree giochi. Quindi abbiamo praticamente preso in mano questa partita 4 anni fa e abbiamo pensato di azzerare completamente tutte le richieste regresse di sistemazione di aree giochi, per cui le aree cani che abbiamo le abbiamo praticamente fatte e in 4 anni abbiamo portato in pareggio tutto l'arretrato di lavoro che dovevamo fare sull'area bambini. Bisogna tenere in considerazione che circa quasi per poter rifare un'area bambini
si possono spendere mediamente anche 80.000 euro su un bilancio annuale della manutenzione straordinaria che massimo sono 140-150.000 euro. Quindi insomma abbiamo razionalizzato tutti i costi e abbiamo Cavolo. portato a zero tutte le richieste in urgenza. Fanno però abbastanza sorridere queste cifre se si fa poi il paragone col bilancio, ad esempio, del comune centrale. Cioè, sono veramente cifre da. Come fate, mi viene da dire, con così poche risorse a riuscire a fare così tanto? E invece, che cosa però, Sergio, non sei ancora riuscito a fare? In tuo caso, adesso chiedo al municipio, sai, ma adesso poi nelle varie settimane a venire avremo contatti anche con gli altri municipi perché sono curioso di vedere come sta andando appunto questa fine legislatura. Che cosa non sei riuscito invece a fare proprio perché era grosso, oppure che però speri di riuscire a fare entro la fine della legislatura? Guarda, io ho un'idea, che non è un'idea, nel senso che non ho inventato la fusione nucleare, però una cosa che ci sto lavorando, non so se riuscirò a portarla a termine, era la gestione dei parchi. Cioè noi oggi abbiamo mediamente l'appaltatore che ovviamente fa tutte le manutenzioni, quindi il taglio dell'erba, i rami, eccetera, 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 abbiamo un problema sulla gestione. E io penso che sia necessario creare un gruppo dei rangers, chiamate impropriamente, butto lì un nome ma giusto come una suggestione, che possa essere un po' il guardiano del parco, la persona di riferimento del parco, no? Quella persona che ovviamente è lì e raccoglie la carta per terra se capita che c'è il maleducato, prova a dire per esempio a qualcheduno che i bisogni dei propri animali, ci sono le aree cani che abbiamo speso tanti soldi e quindi non è il Sì. caso di farle pascolare libere, magari un pitbull mentre i bambini giocano. Ecco, su questa cosa qui, secondo il mio punto di vista, sarà l'impegno dei prossimi 5 anni, che adesso non so se ci sarò, non, però Che in non ogni è una caso cosa da poco, lascio no? praticamente questo impegno. Sergio, non è una cosa da poco perché, ad esempio, abbiamo visto l'importanza della gestione, manutenzione, gestione, apertura, chiusura delle aree verdi, ad esempio con la grande nevicata che c'è stata all'inizio anno, Certo, giusto? allora guardate, anche qui noi abbiamo una tipologia, lasciami passare Fabio, milanese, no? Perché per esempio io sono stato nel periodo che ha nevicato, sono stato in ufficio tantissimo tempo, dalla mattina prestissimo alla sera tardissimo, perché ovviamente gli interventi li dovevamo un pochino coordinare. Tengo qui pubblicamente a ringraziare il settore verde del Municipio 6, la dottoressa Francesca Carelli, il dottor Carra, sono, come dire, collaboratori che quotidianamente lavorano senza sosta e anche fuori dall'orario di lavoro si impegnano per questa città e mi viene proprio di ringraziarli perché non è normale la cosa, è una cosa che voglio dire, Anche quindi no, diciamolo, voi lo fate per 5 anni, 10 al massimo, vabbè, ma loro lo fanno sempre. loro lo Beh, però fanno c'è sempre, chi come sono. Basilio Rizzo lo fa da 38 anni, anzi oggi, hai sentito notizia di oggi, Esatto, loro Basilio sono Rizzo lascia il praticamente Consiglio innamorati Comunale. del verde, sono degli agronomi. E quindi vivono proprio in sintonia, in connessione col verde, lo fanno H24. Guardate, non mi vergogno a dire che con Francesca Carelli ci messaggiamo anche a mezzanotte, alla una, quando ci sono dei problemi o quando ci sono il giorno dopo dobbiamo fare delle cose. E io ovviamente, come vi dicevo prima, non sono un professionista e quindi ho semplicemente un'indennità e non è un problema. Ma loro in realtà sono veri e propri lavoratori del Comune di Milano, lo fanno ovviamente non badando a questo perché proprio le piace la materia. E qui allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a fare una statistica perché io penso che la politica sia anche statistica. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente fatto un conto di quanti alberi sono caduti nel Municipio 6 e abbiamo fatto una percentuale. Noi attualmente abbiamo una caduta di 46 alberi su 28, circa quasi, su 28.900 che abbiamo in questo municipio. La percentuale di caduta, a memoria, mi sembra che siamo intorno allo 0,20%, Ah, cioè zero pressoché nulla. Ok. E perché cadono? Perché è normale che gli alberi cadano, gli alberi cadono. Vi do un dato, Fabio, che a Belluno per un temporale importante sono caduti 3 milioni di alberi. Ok? Noi abbiamo fatto, cioè noi, questa nevicata a Milano ha fatto lo 0,20. Quindi da sfatare anche questa cosa che non si curano gli alberi, si curano con un sistema che si chiama VTA. È un sistema, voglio dire, importante. Noi conosciamo perfettamente la vita e le malattie di tutti i nostri alberi, li
tutta la città di Questa cosa, insomma, Milano. diciamola anche perché, insomma, poi ogni volta che si vede qualcuno avvicinarsi a un albero a farne, ecco, vogliono buttare giù gli alberi, vogliono subito polemiche che nascono, quando invece, appunto, magari il municipio sono mesi, anni che sta monitorando la situazione e sa quando è il momento giusto di intervenire. E Assolutamente. ricordiamolo, un albero apparentemente dall'esterno può sembrare l'albero più sano del mondo, ma poi invece essere Assolutamente. completamente scavato dentro da parassiti o malattie e quindi diventare pericoloso a quel punto. Esatto. Esatto, e quindi noi col sistema VTA sappiamo perfettamente quali alberi sono da abbattere classe D e ovviamente quando si vede qualcuno che abbatte un albero non è perché siamo cattivi e brutti, è perché quell'albero è pericoloso, cioè potrebbe crollare in classe D e quindi noi, ovviamente noi, insomma, più che altro loro, il settore verde del municipio, cioè gli appaltatori, ovviamente che seguono, fanno il monitoraggio costante di tutte le alberature, decidono che quell'albero è pericoloso per i cittadini e quindi va assolutamente abbattuto. Apro e chiudo una parentesi che però è molto Sì. importante, tenete in considerazione che per tutti gli alberi che si abbattono si ripiantano nella Ok. medesima. Questo è importante, interessante ricordarlo, anche perché appunto nel tuo municipio, ad esempio, sono stati anche dovuti abbattere degli alberi, Ma ovviamente per i lavori anche della metropolitana, cioè ci sono anche de delle situazioni assolutamente che hanno sì. dovuto portare a ovviamente dei disagi sicuramente anche che però Certo. verranno. Diciamo anche la verità, dimmi Sergio se sbaglio, che per esempio su certe questioni voi del municipio vi vedete le situazioni così fatte e finite, nel senso che non potete, credo, intervenire su cantiere della metropolitana M4, ad esempio, No. non credo che voi abbiate voce in capitolo. So che, ad esempio, ci sono molti cittadini che stanno lamentando di anche crepe, di movimentazioni Ho strane delle letto. case, però immagino che voi del municipio lì non, più che ascoltare No, non noi, potete fare, no? no, no. Sì, no, certo, noi non entriamo nel. Cioè, ci sono partite che sono centrali e voi come capite, come giusto anche che sia, una metropolitana deve essere una partita centrale perché vede un pochino tanti aspetti, parte dall'M4, parte da Piazza Tirana a San Cristoforo e arriva in fondo a Linate, no? Quindi ha un tratto di strada che è giusto che viene gestito centralmente. Ovviamente si tratta di un lavoro invasivo, ma necessario. Ci sono poi dopo tecnici che vanno a verificare lo stato appunto di queste crepe per capire se effettivamente sono pericolose o meno e sicuramente poi interverranno per risistemarle, insomma, però direi che le procedure di controllo sono abbastanza severe. Però quello che dico sempre io è molto spesso noi abbiamo tante persone che dicono: ah, sono andato a Londra, 27 linee metropolitane, sono andato a Mosca, sono andato a Los Angeles, sono andato. E anche loro per fare la metropolitana hanno dovuto scavare, Eh sì, come dire, quindi è una cosa abbastanza e da secoli inevitabile. anche. No, io porto sempre l'esempio, è vero, Londra ha una roba tipo 20 e passa linee metropolitane, non c'è un giorno che non ci sia una linea chiusa, però, ad esempio. Perché c'è qualche Certo. disagio, ad esempio, quindi insomma è ovvio che noi No. solo quattro linee, ma magari un paio di stazioni con problemi possiamo anche avercene. Ma quello insomma, il lamentarsi lo sappiamo che insomma è un po' uno No, sport tenendo in considerazione che tra nazionale, l'altro quindi. ATM gestisce, mi sembra, anche Copenaghen come Sì. linee pubbliche. Quindi voglio dire, la particolarità di questa azienda, la particolarità di Milano, sempre, lo dico, Milano ha una particolarità mediamente di efficienza, diciamo la verità, perché se no, questo non lo dico perché oggi ci sono io, lo dico in generale sempre, Milano è stata una città efficiente e questa efficienza ha portato addirittura l'azienda nostra, l'ATM, a gestire delle linee a Copenaghen, no? Quindi, Quindi insomma, come qualcosa di buono dire, sappiamo farlo, abbiamo, come dire. esatto, vuol dire che in qualche maniera qualche competenza, ovviamente, C'è una Milano l'ha. competenza, ma appunto parlando di competenze, c'è una competenza però che io non riesco a digerire che voi non abbiate, voi dei municipi, che è quella sull'edilizia popolare. Voi avete, soprattutto ad esempio, il municipio 6, ad esempio, ha una vastissima zona di edilizia popolare, sia di MM sia di ALE, su cui voi non avete minimamente voce in capitolo, giusto Sergio? È giusto, non abbiamo voce in capitolo e credo che sia una delle questioni sul tavolo per i prossimi 5 anni. Cioè, io capisco che è difficile anche provare a dare delle deleghe ai municipi e nello stesso tempo è difficile pensare che tutti i municipi possano essere omogenei nelle scelte, no? Però è anche vero che alcune competenze, ma ti dico, tu hai citato le case, ma ti dico anche le scuole. Ti dico anche le scuole. Guardate, una volta gli ex consigli di zona, prima degli anni 80, ok, dopodiché c'è stato, non sto qua a fare perché adesso non vorrei entrare in una, no, in una diatriba politica e elettorale in qualche maniera, ma
ma gli ex consigli di zona avevano delle deleghe forti, per esempio la Ok. manutenzione straordinaria delle scuole. Si Ah. rompeva un vetro, il consiglio di zona usciva, E ai tempi metteva a quando posto. c'era mio papà, usciva e sistemava il vetro, sistemava il muro, rimbiancava la parete, eccetera, eccetera. Dopodiché delle amministrazioni che sono poi giunte dopo e anche in discontinuità con le amministrazioni precedenti, hanno praticamente depotenziato questo ragionamento Al legato decentramento. appunto alla manutenzione straordinaria e le hanno riprese in carico centralmente. Ora stiamo ridiscutendo di ridare quelle deleghe che in qualche Perfetto. maniera prima si avevano negli anni Ottanta che ci sono state tolte. Bene. Credo che siano necessarie le case, per esempio, ok, Aller, come sapete, è Regione Lombardia e quindi il Comune di Milano non può fare nulla. Però voglio dire, per esempio, la manutenzione straordinaria delle scuole, io la vedrei assolutamente una competenza municipale. Essere più vicino, tutto ciò che sei più vicino al cittadino e Per tutto poter ciò che il intervenire più cittadino in qualche rapidamente, maniera no? ti reclama. Infatti, per poter anche intervenire più rapidamente e anche per avere un occhio, io dico sempre, ci sono delle zone che io sfido a che l'assessore centrale conosca, ma ci sta, è una città immensa Milano, cosa ne sa lui della via piccolina dove c'è quel tombino che ha quel problema? Ora che arriva anche solo a sapere che esiste quella via, ad esempio faccio Granelli, cioè ce ne mette di tempo giustamente con tutte le partite aperte che ha sul suo tavolo. Invece voi siete avvantaggiati da quel punto di vista perché veramente in quella via molto probabilmente o ci abiti o ci passi o conosci qualcuno o sai benissimo che è di fianco a casa tua, quindi insomma siete veramente un occhio vigile sul territorio, insomma, che è da sfruttare nel Assolutamente. migliore dei modi. Ovviamente noi abbiamo dei territori che sono mediamente 160.000 persone, no? Non sono Quindi piccoli. per fare un esempio, Savona, che è una città capoluogo, ne ha 60.000, 6, 12, 18, tre volte tanto, e dappertutto ovviamente non ci puoi essere, però come dicevo prima, se sei un uomo, lasciatemi sempre passare il termine, lo dico in maniera simpatica, da marciapiede, cioè che cammini molto. Io vi dico la verità, confido anche e voglio scusarmi con i miei figli. Adesso siamo a fine mandato e posso permettermi questa cosa che mi piacerà Giusto. molto. Perché la domenica mattina, quando mi capita di uscire con i miei figli a fare una passeggiata, ma poi andiamo a berci un caffè, andiamo a cosa, io ovviamente mi fermo ogni 3x2 a fotografare un ramo, la spazzatura, una buca, eccetera, eccetera. E i miei figli mi dicono: ok, papà, ci vediamo a casa, abbiamo capito. E quindi pubblicamente chiedo scusa, però. Adesso scherzi a parte, credo che un po' il lavoro che poi dicevi appunto tu è quello appunto dell'assessore o del consigliere di municipio che è molto attento e vicino sul territorio proprio perché ci abita, Lo ci vive. gira, ci pascola e È quindi giusto, giusto, ovviamente giusto, conosce giusto. perfettamente i problemi. Giusto, perfetto. Allora, vabbè, sappi come sempre, lo dico a te, lo dico sempre a tutti i vari assessori, tutte le varie personalità dei municipi che passano, Milano News è dalla parte dei municipi, facciamo il tifo per voi, quindi cercheremo sempre di dare più spazio possibile sia proprio all'istituzione vera e propria del municipio, all'istituzione amministrativa del municipio. Buona fortuna per questi ultimi mesi di legislatura e poi ci sentiremo per capire se saremo ancora qui dopo le elezioni o cosa. Beh, poi vedremo. Avremo i nostri Grazie. speciali campagne elettorali poi che vi seguiranno. Grazie e ringrazio appunto anche voi per il lavoro che fate sui municipi, perché appunto io vi seguo sempre, so che fate un lavoro grandioso sui municipi e quindi grazie anche alle vostre segnalazioni, anche dubbi e anche, come dire, delle critiche che sono sempre molto costruttive quando le fate e che ci aiutano ovviamente a svolgere meglio il nostro lavoro e il nostro dovere. Grazie mille Grazie a allora voi. a Sergio Miazza, assessore del Municipio 6, buona giornata, buon lavoro. Grazie, grazie. Noi siamo quasi in chiusura, ma prima di chiudere abbiamo un'ultimissima notizia, perché l'avete letto ieri, occupazione del liceo Manzoni, questa notte alcuni studenti hanno dormito all'interno del liceo e noi abbiamo contattato una di queste studentesse. Dovremmo avere in collegamento, chiedo conferma, mi confermate? Sì. Mi confermo. Ecco qua, la sento già collegata. Scusa, Blanca, se ti abbiamo tenuto in ultima parte di trasmissione. Benvenuta Blanca Ruggeri dal Liceo Manzoni. In questo momento nel Liceo Manzoni, giusto? Sì, esattamente, siamo nel cortile, stiamo occupando il cortile anche in questo momento. Ecco Blanca, come è andata quindi l'occupazione? È un'occupazione che a tutti gli effetti è ancora in atto. Raccontaci un po' appunto cosa è successo da ieri e oggi. Allora, noi siamo entrate ed entrate ieri mattina,
all'alba e niente, siamo rimasti dentro fino ad adesso. Abbiamo fatto un paio di assemblee in cui ci siamo confrontati sulle tematiche per le quali per l'appunto stiamo occupando e niente, c'è stato un presidio di solidarietà fuori da scuola ieri pomeriggio e ce ne sarà un altro oggi pomeriggio per quando usciremo e ci incontreremo con tutte le studentesse, gli studenti, anche i genitori, insomma, tutti solidali fuori da scuola. Ecco, come ha reagito la scuola, mi chiedo, nel senso che ricordiamo in questo momento la scuola deve essere chiusa, voi non potreste giusto stare in quel luogo, come ha reagito a questa vostra occupazione? In realtà la scuola ha condiviso le nostre problematiche, c'è arrivata una grande solidarietà dai professori e dalle professoresse che sono scesi a dirci, a portarci il loro supporto e a dirci che effettivamente erano d'accordo con noi, pur essendo questa un'occupazione, ma insomma la causa è talmente sentita. Come comune che anche la scuola non ci ha fatto particolari problemi, anzi. Ecco, cosa chiedete? Ricordiamolo ancora ad alta voce. Cosa chiedete? Cosa vorrete fare quindi da adesso in avanti? Come proseguirà questa occupazione? I professori, quindi, da quanto ho capito, solidali con voi anche? Sì, i professori solidali con noi, l'occupazione finirà tra 1 ora e mezza circa. Quando appunto usciamo da scuola, noi quello che chiediamo alle istituzioni è semplicemente il poter ritornare a scuola in sicurezza con un programma preciso e che venga rispettato senza continuare a rimandare la decisione in avanti come ormai sta accadendo da mesi. Infatti dovreste rientrare in teoria il 25, già però si parla di uno slittamento al 1º febbraio. C'è chi nei mesi scorsi, e parlo del Presidente della Regione Campania, vi ha anche preso in giro dicendo che non si è mai visto un bambino che ha voglia di andare a scuola, che è un alieno. Invece voi state chiedendo di andare a scuola, perché? Perché per noi la scuola, anche se effettivamente può sembrare strano per dei ragazzi e delle ragazze della nostra età, è un luogo fondamentale per la nostra crescita personale, per la costruzione di un pensiero critico verso quello che è il mondo esterno e soprattutto è un luogo in cui abbiamo la possibilità di incontrare i nostri coetanei e le nostre coetanee e di socializzare oltre a quello che è il mio apprendimento che avviene in DAD. Blanca, io ti ringrazio tantissimo, allora ti faccio i complimenti per quello che state facendo, nel senso la lotta continui pure perché mi sembra un'ottima scelta e appunto vedo anche che hai il corpo studente, cioè, sia gli studenti che il corpo docenti è alleato in questa battaglia, quindi insomma vi auguro il migliore delle fortune. Grazie mille, se avete aggiornamenti o cose, sapete, sai dove trovarci, facci sapere nel caso di aggiornamenti, ok? Va bene, grazie mille a voi. Grazie mille a Blanca Ruggeri in diretta dal liceo Manzoni, occupato ancora per qualche ora, poi appunto vi sentiremo che verso le 2 poi usciranno, quindi con una sorta di occupazione simbolica di questa notte, però che insomma ha portato di nuovo e ha tenuto accesi ancora una volta i riflettori sul mondo della scuola che chiede a gran voce di ritornare in presenza. E di ritornarci con delle regole precise perché anche gli studenti stessi, appunto, come si dice, non ne possono più di questa data, non ne possono più di essere lontani, di perdersi tutto quello che noi invece abbiamo avuto la fortuna di avere quando andavamo a scuola, chi più, chi meno, chi più volenteroso e chi meno. Io vi ringrazio per questa lunga puntata di oggi, scusate se siamo andati un po' lunghi, ma le cose da raccontare erano tante, chiedo scusa anche alla regia se siamo stati un po' troppo lunghi, adesso poi andremo tutti quanti a riposarci, grazie mille davvero per averci seguito, noi ci vediamo venerdì, sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano, grazie mille, arrivederci e a presto.